Sensibilizzare al tema della legalità, dell'importanza dello stare dalla parte del bene, contribuendo ad accrescere nelle giovani generazioni il senso del radicamento dei valori fondamentali per l'ordinata e democratica convivenza civile. È stato questo il senso dell'iniziativa In Campo per la Legalità, organizzata dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani e dal Comune di Bisceglie con il patrocinio della Regione Puglia e che si è svolta all'interno dello Stadio Ventura con la presenza sugli spalti di oltre 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'evento si inserisce però in un programma più ampio di 10 appuntamenti rivolti alle giovani generazioni su diverse tematiche afferenti alla legalità. La prima tappa è stata proprio questo quadrangolare di calcio tra le nazionali italiane dei prefetti, dei parlamentari, dei sindaci e degli attori, ma è tutto pronto per diverse altre iniziative, tra cui i testimoni di legalità attiva, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale. Ci siamo riusciti e abbiamo coinvolto attraverso un concorso a premi per le scuole di tutta la provincia, quindi facciamo 10 scolaresche della provincia che concorreranno per trattare temi sulla legalità. E una volta approfondite questi temi e dopo questi momenti di riflessione che si attueranno attraverso anche un tour sulle 10 città della provincia, ci sarà questo prodotto che è un cortometraggio che sarà valutato, diciamo, una giuria, e i vincitori saranno ospiti del Quirinale, del Viminale e del Palazzo del Senato e Montecitorio, quindi un modo per avvicinarci alle istituzioni e soprattutto avvicinare i giovani. Una iniziativa che arriva proprio in giorni piuttosto difficili per il territorio della sesta provincia pugliese, come ci ricorda il prefetto Maurizio Variante. Questa risposta importante che la comunità civile sta dando dopo questa situazione di shock, questo trauma pubblico che si è venuto a creare per i recenti episodi che sono stati ferocissimi. Grazie, grazie, onorevole. E quindi noi dobbiamo puntare molto su queste progettualità che, come ho già detto ad altre emittenti, partirà tra l'altro parallelamente anche un'iniziativa con le due diocesi per avviare un patto di educazione provinciale, patto educativo provinciale, dove cercheremo l'aggregazione di associazioni, di ordini professionali per anche qui concepire progettualità che possano essere attuate a livello territoriale attraverso la rete delle diocesi, le parrocchie, e per arrivare proprio nel cuore dei giovani e delle famiglie.